Buongiorno a tutti quanti, siamo all'ultimo passo di questa serie di predicazioni che abbiamo fatto andando a spasso nei capitoli vanno dal 12 al 15 del Vangelo di Giovanni, che sono quelli che riguardano il discorso che Gesù ha fatto durante l'ultima cena con i suoi discepoli. Abbiamo visto più parole, abbiamo cominciato con la parola amare, poi abbiamo visto la parola odiare, poi abbiamo visto amare la ripetuta 31 volte, la parola odiare la ripetuta 11 volte, poi la settimana scorsa, non so se vi ricordate, abbiamo visto la parola dimorare, che è ripetuta 13 volte, adesso arriviamo finalmente all'ultima parola chiave che Gesù ripete più e più volte durante questi capitoli da 12 al 15, è glorificare. Ora, glorificare ricorre 20 volte, ma soprattutto è l'unica parola che nei capitoli da 12 e 15 è sempre presente, mentre quegli altri sono un po' qua, un po' là, qualche capitolo ce l'ha, qualche capitolo non ce l'ha. La parola glorificare è presente costantemente nel capitolo 12, nel capitolo 13, nel capitolo 14, nel capitolo 15, è sempre presente, per cui sarà una parola importante. Allora, che cosa significa glorificare? Vediamo subito il primo versetto, dove un versetto che è proprio all'inizio del discorso durante l'ultima cena. Questo è uno dei primi brani dove compare questa parola e parla proprio Gesù al versetto 23 del capitolo 12, poi 27 al 28, dice così: ora l'ora è venuta che il figlio dell'uomo deve essere glorificato, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Non mi suona strano? Siamo all'inizio dell'ultima cena. Gesù parla di gloria quando sa perfettamente, i discepoli ancora non lo sanno quello che sarebbe successo, ma Gesù lo sa. Gesù lo sa che sarebbe stato portato in croce, che sarebbe stato torturato, sarebbe stato ucciso, poi sarebbe anche risorto, ma sta parlando di gloria, glorificazione, glorificato in riferimento a un evento che io sinceramente ho difficoltà a pensare a una morte come portatrice di gloria, non so voi. Quando pensate alla parola gloria, glorificare, glorificato, cosa vi viene in mente? Le immagini che vi vengono in mente, che cosa vi viene pensato quando pensate a gloria, glorificato, glorificare? È una parola un po' strana, che si usa un po' poco. Oltre agli inni, angeli, corro, sì, anche diciamo a livello umano, a volte mi sento anch'io glorificata, diciamo, è più il contatto con Dio. Contatto con Dio, glorificata e avere contatto con Dio. Altri suggerimenti? Rendere omaggio e portare in alto. C'è qualcun altro che vuole contribuire? Vi dico quello che mi viene in mente a me. Io quando penso a glorificazione, io penso a queste cose qua. Ok? Mi viene in mente il vincitore di una gara sportiva. Avete presente? La corona proprio gloriosa della gloria che veniva messa agli atleti quando vincono una gara ancora adesso. Oppure, questa è Rita Levi Montalcini, la gloria che si dà a una persona che ha fatto una scoperta eccezionale, un nuovo farmaco, oppure ha scritto un poema bellissimo, la sua carriera è stata grande, per cui si dà gloria a qualcuno che se la merita perché è diventato famoso e ha eccelso in qualche parte. Questo è quello che viene in mente. Io sono molto più terra, grazie a Nina di essere più spirituale del tuo pastore. A me viene in mente questo quando viene gloria. Certamente non mi viene in mente questo qua. Ma non mi viene in mente questo quando penso alla gloria. Perché secondo me questa cosa non porta gloria. Il dolore non porta gloria. Ora, la parola che
che è tradotta in greco è donazo, glorificare, che significa in realtà lasciare la gloria a qualcuno. E la radice di donazo è un verbo che si chiama dokeo, che significa pensare, considerare, stimare, valutare, ponderare. Vi faccio una sintesi di tutto quello che ho detto. Glorificare è lasciare a qualcun altro la gloria dopo averci riflettuto su. In pratica, glorificare significa pensare, sì, questo è degno di gloria, allora io do a lui la gloria. Non è semplicemente un applauso, perché normalmente quando si glorificano le persone, avete visto nell'immagine, mi dai quella prima, qui chiaramente abbiamo persone, vedete, che stanno applaudendo, anche qui ci sono persone che stanno applaudendo, per cui quando si glorifica qualcuno, quando gli si dà la gloria, si applaude. Allora qui non è soltanto un fatto di applaudire, ma è perché la persona va applaudita per quello che ha fatto. Gesù sta dicendo che il Padre merita la corona o l'applauso per quello che ha fatto. Versetto, mi dai il versetto prima? Che dice? Quello prima. Okay. Non è venuta nel nome del Figlio. Che dirà, Padre, Padre, glorifica il tuo nome. Padre, glorifica il tuo nome. Ma che cosa ha fatto Dio per essere glorificato? Che cosa ha fatto Dio per essere, per aver ricevuto la gloria? Domanda interattiva, a cui voglio una risposta. Come? Solo una. Quella è la prima che ti viene in mente. Ha dato il suo unico figlio. Ha dato il suo unico figlio, ok. Ci ha creati. Perfetto, fermiamoci là. Avete detto possiamo andare via a chiedere i libri, abbiamo finito la predicazione. Vai avanti, Benjamin. Ok, fermo là. Che cosa ha fatto? Ha fatto la creazione, ci ha creato. Ma non solo va glorificato per la creazione, ma va glorificato per quello che ha fatto. Giovanni 13, dal 30 al 32 dice così. Giuda, messo tra parentesi il soggetto, Giuda dunque, preso il boccone, uscì subito ed era notte. Quando egli fu uscito, Gesù disse: ora il figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà anche in esso e lo glorificherà presto. Quante volte dice glorificato Gesù? Allora, abbiamo detto che glorificato, per fare una sintesi molto breve, è applaudire per quello che ha fatto. Facciamo un gioco, vogliamo sostituire applaudire per quello che ha fatto a glorificato? Scappa fuori una frase del genere: ora il figlio dell'uomo si merita l'applauso e Dio si merita l'applauso in lui. Guardate, è un gioco, stiamo giocando. Sostituendo. Ora, dove era andato Giuda? Dove era? Perché aveva preso un boccone e poi se n'era scappato, che era andato alla toilette? No, dove era andato? A tradire Gesù, a consegnarlo ai suoi carnefici. Per cosa merita l'applauso allora Gesù? Gesù dice che il figlio dell'uomo, Gesù, si merita l'applauso e Dio si merita l'applauso in Gesù. Per cosa si merita l'applauso? Perché ha fatto quello che voleva il Padre. Perché Gesù è rimasto lì, non se n'è andato. Avete detto prima, ha detto: e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma per questo sono venuto. Gesù glorifica il tuo nome e Dio glorifica il tuo nome. Dio si merita l'applauso perché ha scelto di mandare il suo figlio. E Gesù si merita l'applauso perché ha scelto di pagare i miei e i tuoi peccati invece di andare via. È per questo che merita. Lo strumento per ricevere la gloria sarà la croce. Dio riceve gloria tramite Gesù che mette a disposizione se stesso, la sua vita. Non se n'è andato, sapeva che Giuda lo stava andando a tradire e sarebbero venute le guardie ad arrestarlo e poi tutto il resto, la flagellazione, la croce, eccetera, eccetera, eccetera. Ma lui è rimasto lì pur di compiere l'opera della salvezza.
quante volte vediamo a noi stessi, alziamo le mani e facciamo gloria a Dio? Ci sono le chiese, soprattutto io mi viene in mente quando scrivo queste cose, quelle belle chiese afroamericane, no? Praise the Lord! È sempre un praise the Lord, praise the Lord, perché? Va bene, non c'è nulla di sbagliato nel dire gloria a Dio, nel alzare le mani, nel praise the Lord, assolutamente. Ma bisogna riflettere perché diciamo, perché possiamo dire gloria a Dio. Non è solo una riflessione, ma è anche una constatazione, non è soltanto una parola, ma è anche una constatazione, una riflessione. Ma voglio lasciarti una piccola app, una piccola applicazione. La prossima volta che dici gloria a Dio, aggiungi Gesù è venuto per me, gloria a Dio. Perché quello è per cui dobbiamo glorificarlo. Perché Gesù è realmente venuto a pagare per i nostri peccati. È realmente venuto a sacrificarsi per noi. Gesù è venuto per me, gloria a Lui, gloria a Dio. Secondo motivo del perché, in che modo posso glorificare. Allora, ti è mai capitato di ricevere un favore da qualche persona? Senza che hai pagato niente, inaspettatamente, tu magari hai detto, ah, io mi servirebbe di fare questo, a un certo punto qualcuno è arrivato e ha detto, ok, guarda, te l'ho fatto, oppure ti do questo che è quello che ti serve, oppure ho predisposto in maniera che tu possa fare quella determinata cosa. Ti è mai capitato? Posso, ho detto, mi sento glorificata. Che sentimento provi quando una persona viene a farti così? Come ti senti quando qualcuno ti fa qualcosa? Ho mandato con Dio, che Dio ha mandato per me quella persona. Sì, ma lascia perdere il Dio. Una persona qualsiasi ti fa un favore. Contenta. Contenta, oh, sei contenta, sei felice, sei gioioso. E soprattutto, qual è il sentimento che tu hai verso quella persona? Sei grato. Ora, è una cosa abbastanza umana il fatto che quando qualcuno ti fa qualcosa si dice io mi devo sdebitare. È una cosa umana che da un certo punto di vista va bene, nel senso che tu mi hai fatto un grandissimo favore, io ti voglio ricambiare il favore. Io mi ricordo in memoria da bambino, mio papà è stato politico per tanti anni e era una persona che faceva una politica in un'altra maniera, nel senso che provvedeva, quando le persone gli prospettavano dei problemi realmente pesanti, delle situazioni drammatiche, lui faceva tutto quello che era nelle sue possibilità, senza chiedere assolutamente niente, per quelle persone. Mi ricordo, era un'altra politica di altri tempi. E le persone erano grate, nel senso che volevano sdebitarsi, e papà quando gli proponevano soldi li cacciava. Però le persone, moltissime persone che avevano capito qual era il carattere di papà, venivano e gli portavano dei doni, cercavano di sdebitarsi, gli portavano le cose che erano, mio papà era il capozzona dei coltivatori diretti, per cui i doni che gli portavano erano il pollo, la bottiglia di vino, il trotolio, le uova che aveva fatto la gallina, erano dei piccoli doni in cui le persone dimostravano la loro gratitudine e tentavano di sdebitarsi. Allora, Gesù ha fatto qualcosa per te, cosa gli porti? Le uova? Il vino? Quale debito? Quale cosa puoi dargli per sdebitarti? Niente. Quello che ha fatto Gesù non può sdebitarti. È una cosa così grande, così enorme. Ti ha salvato, ha pagato per i tuoi peccati, ti ha dato la vita eterna. Non c'è nessun uovo, nessuna bottiglia di vino, nessun pollo, nessuna niente, nemmeno nessuna quantità di denaro che possa togliere il debito che tu hai. Tu sarai in debito per sempre con il Signore, ma Lui te l'ha dato gratuitamente, per cui non vuole essere ripagato. Però qualche cosa puoi farlo, puoi glorificarlo
solo con la tua mente, non solo con la nostra mente, non solo con la tua voce, ma soprattutto con le azioni che tu puoi fare per dimostrare che lui è in te, con il gesto, per dimostrare che il gesto di gratitudine, il gesto deliberato che lui ha fatto di salvarti, porta una gratitudine che ti spinge a fare cose per lui. Dai, prossima. In verità vi dico che chi crede in me farà le opere che faccio io e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. Quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel mio figlio. Qual è la parola che occorre più di tutti? Insomma, è iniziato, troppo facile. Fare. Per cui, per glorificare Dio, per glorificare Gesù, c'è da fare. Gesù dice che Dio sarà, lo ha glorificato, per cui lo ha applaudito per quello che ha fatto, ma dice in questo versetto che lui vuole che continuare ad applaudire Gesù tramite quello che faremo noi. Quello che facciamo noi in risposta a Gesù, gli applausi a chi andranno? A noi, perché siamo stati bravi? Andranno a Gesù. Sarà glorificato in quello che noi facciamo. Indovina chi sarà chiamato a fare per cui il mestiere di Gesù in questo momento? Saremo io e te. Se tu hai ricevuto Gesù e vuoi glorificare Gesù, lo puoi fare continuando ad agire nel mondo come lui ha chiesto, come il suo discepolo. Questo è un versetto che abbiamo già visto la settimana scorsa, quando abbiamo parlato del dimorare in Gesù. Giovanni 15, versetto 7-8, che dice: se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Gesù dice in questo che dobbiamo fare due cose. Dobbiamo, prima cosa, domandare. E una volta che abbiamo domandato, c'è da fare. Attenzione, il versetto non dice in questo è glorificato il Padre mio che mangiate molto frutto, in questo è glorificato il Padre mio che portate molto frutto. Per cui il frutto per chi è? Non è per noi, non è per noi, lo dobbiamo portare. Per cui il fine dell'altro è portare il frutto. Per cui che cosa significa portare frutto? Portare altri discepoli, fare altri discepoli, portare alta gloria, portare altri applausi a Cristo e a Dio. Allora, quali sono le cose che devo chiedere allora? Che cosa devo chiedere? Perché da qui, da quello che ho detto, dice, vabbè, allora perché non devo chiedere niente? No, no, perché Gesù in altri passi dice chiedete e vi sarà sarà dato, bussate e troverete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Per cui Dio ci dice che dobbiamo chiedere, ma non solo per noi, non solo. Devo abituarmi a chiedere a Dio le cose che glorifichino il suo nome, che portino gloria, le cose per cui la gente faccia gli applausi non a me, ma a Dio, le cose che portino altri discepoli a Gesù. Questo versetto di Matteo 5 al versetto 16 dice così: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino voi. Ho detto male, eh? E glorifichino il Padre vostro. La gloria non è a noi. Noi facciamo le azioni che ci vengono richieste di fare e la gloria non rimane, non ricade su di noi, ma ricade su Dio. Di tutte le cose che chiedo, principalmente quali otterrò? Se io chiedo due cose, una che glorifica me e una che glorifica Dio. Una in cui gli applausi vanno a me e in cui una gli applausi vanno a Dio. Secondo voi, quale sarà più propenso a darmi Gesù? C'è da dirlo? Quelle che glorificano Dio. Quando parliamo di amore, ma già in amore, quando l'amore costa, ma non lo facciamo lo stesso, non veniamo glorificati noi, viene glorificato Dio.
In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Allora, ci sono delle persone che vi hanno ispirato, che come credenti vi ispirano, continuano a ispirarvi, non per quello che hanno fatto loro, ma per quello che è stato capace di fare Dio attraverso di loro. Io ce n'ho una che lo sapete, già l'avete vista altre volte. Questa è una ragazzina di 9 anni che è morta. Nel 2000 gli è stato diagnosticato. Questa è la figlia di un pastore, mio amico degli Stati Uniti. Aveva 9 anni quando gli hanno diagnosticato un glioma, un tumore molto aggressivo al cervello. E è vissuta, mi pare, 7-8 mesi dopo che è morta. No, si chiama Jessica Joy Ruiz e ha fondato a 9 anni una fondazione per aiutare i bambini ammalati di tumore. A 9 anni, cosa avrebbe potuto fare? Avrebbe potuto piangersi addosso, dire: oh, ma metta pena, me meschina, perché proprio a me? Jessie ha semplicemente detto: ok, io continuo a pregare per essere guarita, ho pregato fino all'ultimo per essere guarita, la guarigione non c'è stata. Però nel frattempo che Dio, mi aspetto che Dio operi in me, io faccio sì che le persone vedano quello che Dio è. Per cui ha fatto questa fondazione, chiaramente aiutata dai parenti, amici, papà, mamma e la chiesa. Per cui la fondazione si occupa di raccogliere fondi per la ricerca del cancro, ma soprattutto per portare gioia, il nome suo è gioia, ai bambini nei reparti oncologici. Per cui in pratica arrivano dentro quegli ospedali con i giochi, le bambole, si sono chiamate le joy jars, le bottiglie della gioia, che sono piene di giocattoli e cose che fanno divertire questi bambini anche piccolissimi. E lei ha creato a 9 anni da niente una fondazione che sopravvive. Chi fa l'applauso? A Joy? A Jessica? A Dio che l'ha ispirata. Jessica aveva potuto solo concentrarsi su di sé, chiedere solo la sua guarigione. Invece ha chiesto quello che portava più frutto, che era una fondazione che portasse gloria a Dio. E indovinate quale gli è stata data tra la guarigione e la fondazione? A me sarebbe stato bene anche che avesse avuto la guarigione, ma chiaramente così non è stato, perché vive in un mondo caduto dove le malattie ci sono. Ma dall'altra parte ha avuto la capacità di fondare qualcosa attraverso il Signore, per cui il Signore riceve la cosa. Giacomo spiega bene così. Giacomo 4, versetto 2, versetto 3: non avete perché non domandate, domandate e non ricevete, perché domandate male e spendete nei propri piaceri. Allora, questo è il negativo. Mettetelo in positivo il versetto. Avete perché domandate. Domandate, ricevete, perché domandate bene per spendere nella gloria di Dio. Allora, se mettiamo in positivo questo versetto, noi porteremo gloria a Dio. Sapete quante volte mi sono arrabbiato dicendo al Signore, io tanto mi arrabbio col Signore, dicendo: ma perché non rispondi? Perché non rispondi alle mie preghiere? Eppure hai promesso di farlo. E ogni volta, 5 minuti dopo che ho fatto questa bella litigata tra me e il Signore, che tanto ha le spalle grandi, non ci sono problemi, 5 minuti dopo, quando mi sono fermato a riflettere su quello che ho pensato o ho detto al Signore, mi fermo a riflettere dicendo: ok Marco, quello che chiedo glorifica Dio? Fa sì che gli altri applaudano Dio e applaudano Gesù? Oppure glorifica me, quello che sono le mie volontà, la mia voglia di fare? Magari pure cose buone per la Chiesa, ma che secondo Dio non portano gloria a Lui, ma portano gloria magari al nome della Chiesa, ma non a Lui.
chiaro che tu potresti dire, ma un Marco, io un sacco di volte chiedo delle cose che sono buone, io non chiedo per me, chiedo per Dio, però non arrivano lo stesso queste risposte. Allora, e qui c'è da discutere sul fatto delle cose buone e delle cose migliori. Dio non vuole darti le cose buone, Dio non vuole darti le cose buone, Dio vuole darti le cose migliori, non quelle buone, che sono buone per te. Lui ti dice, Marco, non quello è meglio. Questo è buono, in sé non mi stai chiedendo qualche cosa di sbagliato, ma c'è questo che è nettamente meglio e tu non l'hai visto. Allora io te lo faccio vedere, io ti faccio fare quello che è meglio e non quello che è buono. Se sei un suo discepolo, se sei una sua discepola, ti chiedo, te la senti di fargli guidare completamente la tua vita? Te la senti di affidargli completamente la tua vita nelle tue mani, nel suo mano per portare frutto? Se sei discepolo, è una scelta da fare. E se non sei ancora discepolo, devi sapere che Gesù è alla ricerca di te perché vuole darti la potenza nella tua vita. Vuoi una vita potente? Diventa discepolo e accetta Gesù. Nella tua vita Gesù dice, chi crede in me, anche egli farà le opere che io faccio e ne farà di maggiori. Gesù ha fatto belle opere, vero? Lui dice, guarda che con la mia potenza tu non solo farai quello che ho fatto io, ma farai anche cose più grandi. Gesù è la via per glorificare Dio. Allora, qual è il mezzo per glorificare, con cui glorifico Dio? A tu potresti dire, Marco, però andate. Dio è Dio, Gesù è Gesù. Io non mi sento pronto, non mi sento pronta, non mi sento capace, non mi sento adatto, non mi sento adatta, perché sono io. Esatto. Tu non sei pronto, tu non sei pronta. Tu non sei capace, tu non sei adatto, non sei adatto. E non lo sarai mai. E Gesù lo sa molto bene, perché noi come uomini e donne non siamo né adatti né pronti né capaci. Gesù è stato per 33 anni, Gesù che era Dio, è stato per 33 anni un uomo e sa perfettamente la nostra biologia, al di là del fatto che ci ha creato, ma sa anche come agisce questa biologia dentro il fisico di un uomo, di quello che pensiamo, sentiamo e agiamo. Della prossima, no, fermi, c'è il versetto direttamente di qui. Giovanni 16, versetto 13 e 15. Quando sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e vi annuncerà. Dio l'ha promesso. Gesù l'ha promesso e Dio l'ha mandato, che cosa? Lo Spirito della verità, lo Spirito Santo. È quella la potenza che ti rende capace, è quella la potenza che ti rende abile, è quella la potenza, che cosa avevo detto, che ti rende adatto. Il versetto dice un'altra cosa importante. Allora, la prima, ci guiderà, egli guiderà. Noi non dobbiamo essere più preoccupati, non dobbiamo aver paura di dove andare, perché lo Spirito Santo, lo Spirito della verità ci guiderà. Seconda cosa, ci farà sapere cosa è vero. Ci guiderà in tutta la verità, non in una parte della verità. Noi non dovremo più preoccuparci di capire da noi quale è vero e quale non è vero, perché se chiediamo allo Spirito Santo, lui ti dice, guarda, quello è vero e quello non è vero. La terza cosa, ci rammenterà quello che ha detto Gesù. Dirà tutto quello che avrà udito. Chiaramente lo Spirito Santo ha udito da chi? Da Gesù, perché Gesù è lo Spirito, è Dio, è lo Spirito e Gesù è Dio, per cui sa. Non dobbiamo avere paura che ci perderemo qualche pagina di istruzioni, perché lo Spirito Santo ce lo porterà in mente, ci dirà com'era quella cosa e arriva. Tanto è vero che Gesù a un certo punto dice, guardate, mi porteranno davanti ai tribunali, ma non vi dovete preoccupare,
di quello che dire, perché nel momento in cui vi porterà davanti ai tribunali lo spirito della verità parlerà di voi, vi dirà e vi metterà in testa quello che dovete dire. Per cui non dobbiamo preoccuparci di mancare di qualche istruzione. E infine ci dirà cosa accadrà, non dovremo preoccuparci per il futuro, annuncerà le cose a venire. Apocalisse, sappiamo quello che succede, non in dettaglio, no? Pezzettino per pezzettino, ma il panorama di quello che verrà, leggendo Apocalisse ce l'abbiamo, e ci dice le cose da venire. E non soltanto, ci sono profeti ancora adesso, ci sono sogni premonitori, ci sono visioni di credenti che spiegano quello che sta per avvenire. Io più di una volta ho testimoniato che una delle strade speciali che ha il Signore per parlare con me sono i sogni. E io più di una volta ho sognato quello che il Signore vuole che avessi predicato la settimana successiva, le settimane successive. Per cui il Signore sa, il Signore manda, il Signore ti informa. Gesù stesso lo ha detto, anche questo l'abbiamo visto la settimana scorsa: io sono la vita e voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Lo sa che non possiamo portare frutto se non siamo insieme a Lui, e visto che Lui adesso è alla destra del Padre, come facciamo ad essere insieme a Lui? Io pregherò il Padre, Giovanni 14, 16, io, Gesù, pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché stia con voi per sempre. Allora, quella parola altro è allos, che non significa soltanto altro, perché dice altro, nel senso, è come quando vai a prendere un paio di scarpe, delle scarpe, no? Dici, guarda, abbiamo queste scarpe, no, guarda, portamene un altro paio. Per cui un altro differente, no? È come quando tu vai a comportare le scarpe e ti dici: questo mi piace, ma non mi va bene, me ne porti un altro dello stesso tipo. Allos significa che manderà un altro uguale a quello che c'era prima. Per cui non c'è più questo, te ne mando un altro, ma quell'altro sarà esattamente uguale a quello che è partito. Per cui non c'è più Gesù, te ne mando un altro, ma che sarà un altro uguale a Gesù. Lo Spirito Santo è uguale a Gesù, sarà un altro. Sai quale effetto sarà questo altro Gesù che dice stia sempre con voi? No, se Gesù se n'è andato, ma ce n'è un altro che sta per sempre con noi, e quello non si spongerà da qua fino a che non troverà Gesù nella gloria e scendendo dai cieli. Sarà sempre qua, è qua, in questo. In questo momento è andato attraverso qualcosa. In questo momento lo Spirito Santo è qua dentro e ti siede a fianco. Dagli un bacetto, magari, al tuo fianco, alla sinistra o alla destra, e ci ascolta e mi ascolta. E chissà che risate si fa quando dico delle stupidaggini, chi lo sa. Quello che ti domando: hai ricevuto lo Spirito Santo? Se lo hai accettato, lo Spirito Santo ti darà questo tipo di effetto. Ma riceverete potenza, Atti 1:8, ma riceverete potenza. Oh, potenza. Sapete la parola in greco potenza com'è? Dunamis. Dunamis. Vi suona familiare? Dunamis. Dinamite. Boom. Scoppia, è una potenza pari a una dinamite. Riceverete potenza, dunamis, dinamite, quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Se hai accettato Gesù, quella potenza, quella dinamite è tua. Non sto promettendo Mario, sto promettendo Gesù. Se tu accetti Gesù, la dinamite è dentro di te. C'è un limite, però. C'è un limite. Tu puoi limitare questa dinamite. Il limite sei tu. Perché stai lasciando che lo Spirito Santo trasformi la tua vita.
così che gli altri possano vedere Dio in te, glorificare Dio e applaudire Dio attraverso la dinamite delle tue opere. Nulla accadrà se tu gli impedisci deliberatamente, o per noia, o perché vabbè lo faccio domani, o perché che diranno gli altri di me, di trasformare la tua vita, di prendere le decisioni che devi fare per testimoniare di Gesù. La dinamite che è l'amore di Gesù per ogni creatura non esploderà, le persone non glorificheranno Dio e altre persone non saranno salvate. Una bella responsabilità che ognuno si deve prendere. Se vuoi glorificare Dio, se vuoi portare frutto a Gesù, devi lasciare che lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, venga su di te, ti trasformi completamente e attingere alla dinamite che è in te. Ma questa è una cosa che devi decidere autonomamente. Dio ti può dare lo Spirito Santo, non te lo può imporre di trasformare la tua vita. Sei tu che devi essere accettato e essere trasformato. In conclusione, quella che ti lascio non è un'altra questa volta, ma è una sfida. È una sfida per i prossimi 7 giorni. Tu puoi decidere di accettarla o di non accettarla. E soprattutto puoi decidere di farla soltanto per 7 giorni, oppure farla per i prossimi 14 giorni, oppure per farla 7 giorni per n giorni della tua vita, ovvero per tutti i giorni della tua vita. La sfida è questa: per i prossimi 7 giorni chiederò ogni giorno per 10 minuti allo Spirito Santo di indicarmi le azioni da prendere nella mia vita per glorificare Dio e portare conto a Gesù. 10 minuti, se non c'è tempo anche 5, lo Spirito Santo fa miracoli, probabilmente ti darà la risposta anche in 5 minuti. Egli vi guiderà in tutta la verità e vi annuncerà le cose a venire. Sei pronto, sei pronta ad accettare la sfida di essere trasformato dallo Spirito Santo per portare gloria a Dio? Andiamoci a pregare. Grazie Signore Gesù di essere ritornato sotto forma di Spirito Santo. Grazie di aver portato la dinamite della tua parola, della tua presenza nella vita di colui che crede in te e che accetta di essere trasformato. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega assieme a me queste parole nel tuo cuore. Gesù, io voglio accettare la sfida di farmi guidare in te. Io voglio portare gloria, io voglio che gli altri applaudano te e non me. Applaudano le opere che tu mi metterai davanti da fare per portare gloria al tuo nome, per portare gloria a Dio, per portare altri discepoli, per fare le cose che Dio, che Gesù ha fatto e farne anche di più grandi. Io voglio accettare questa sfida di essere trasformato. E ti prego, Spirito Santo, di aiutarmi a non avere paura, a accettare le cose difficili da fare. Perché Gesù ha accettato la cosa più difficile, che era quella di scendere, di perdere la sua regalità di Dio, di essere maltrattato e di essere ucciso al posto mio. E in risposta a questo dono di cui non posso essere mai capace di sdebitarmi, posso soltanto rispondere sì, Signore, io voglio seguirti e voglio che lo Spirito Santo mi cambi. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.